Ciao a tutti ragazzi, oggi siamo qui per un nuovo episodio su Let's Play Clash of Clans. Qui è Alec e come vedete oggi ci sono tante novità, c'è la guerra in corso tra clan, il muro è quasi fatto tutto viola, anche se sto andando un po' rilento perché sto dando priorità alle strutture, ho i cannoni e la torretta al 4, sta salendo il primo cannone al 5, il laboratorio è salito lì allo 5 e stiamo facendo già gli archi al 4 ragazzi, e come vedete gli archi al 4 fondamentali perché ho cambiato full. Adesso abbiamo capienza 190, 190 arcieri e giù a manetta con l'elisir nero. Questa è una full che io consiglio a tutti per quando si va a caccia di elisir nero, perché andrete a cercare prede che hanno le trivelle piene. Ora poi vi farò vedere come si fa a vedere che una trivella nera è piena. E con i depositi accessibili ai laterali, in maniera tale da poter attaccare con gli arcieri. Una full economica, più o meno 30.000 elisir si rifà in mezz'oretta. Se avete ovviamente le quattro caserme all'8 e l'altra, la quarta appena fatta, almeno al 2 per fare gli arcieri. Quindi la rifarete tutto in fretta, economica, va bene anche quando si va a caccia di risorse, quando le trovo vado assolutamente a caccia. Una tattica qual è? Siccome andrete a perdere trofei e la lega deve essere alta, io già sto in lega 2 e non va bene, infatti vedete oggi stamattina è 1280 di elisir nero, è veramente poco. Nel frattempo scriviamo. Salutate YouTube. Sto reccando, oggi cambiamo, sto reccando. E come vedete ho fatto poco elisir nero e quel consiglio che vi do è di stare quantomeno in Lega Oro 3 o Argento 1 almeno, perché si trovano parecchi villi grossi con elisir, qui faccio molta fatica a trovarli e li trovo neanche troppo pieni, quindi diciamo, voglio salire adesso di categoria e infatti quando incontro villaggi come il mio che hanno il centro città esterno con 5 arcieri me li faccio e salgo di trofei anche per tamponare il fatto che quando trovo quello con l'elisir andrò sicuramente a perdere l'elisir nero. Ovviamente la strategia è portarsi anche 3 fulmini appresso a livello più alto possibile, adesso non posso perché ho la fabbrica di incantesimi che si sta oppando, però quello è buono perché quando avete un deposito molto pieno in zona centrale gli battete giù 3 fulmini e prendete nero gratis. Comunque sia, quindi è un esercito che va bene anche per prendere risorse, io ne prendo diverse. Vediamo alcuni attacchi. E come vedete, vabbè, gli ultimi mi sono andati abbastanza male. 77-96 arcieri, ho preso 30-33. Comunque vedete, ogni tanto si prendono anche risorse che più o meno vi fanno delle truppe perse, mannaggia la miseria di questi click di merda. Qui come vedete ho preso, sono alcuni trofei che ho preso così perché avevano il villaggio fuori. Vedete qui mi è andata abbastanza bene, 139, 147 e poi quelli di ieri che sono tutti da 200, mannaggia la puttana e di sto cazzo di coso. E però vedete, è buono anche per raidare, 214.000, 184.000, 180.000, 100.000, ieri ho fatto altri 400k e anche vittorie ottenete. Quando i villaggi sono con le miniere accessibili, abbastanza laterali, eccetera, eccetera, se hanno molte risorse potete comunque attaccare una full versatile economica che serve sia per fare nero ma anche per fare risorse se necessario. Quindi niente, volevo farvi vedere alcuni attacchi, ma non ce ne ho molti che valga la pena. Che cazzo c'ha sto coso? Nel senso, questi sono attacchi andati abbastanza male, direi. Possiamo vederne uno, dato che. Aspetta, nulla, forse ne ho qualcun altro. No. Per forza uno di questi. Andiamo per esempio a vedere l'ultimo. Non condividi, brutto idiota. Replay. Peccato perché ne avevo alcuni di ieri in cui potevo farvi vedere la strategia. Qui, come vediamo, c'è questo villaggio che innanzitutto all'elisir fuori, ne aveva poco ma l'ho attaccato perché vabbè c'aveva il deposito fuori e mi sono andato a prendere i 31 dell'elisir nero perché poi c'aveva pure parecchie risorse e volevo andare insomma a farmi pure un pochetto di risorse e i trofei perché c'aveva il deposito fuori. Infatti poi ho schierato qui, sono andato a distruggere qui, vabbè poco male e c'è cioè, manco bisogno di far vedere tutto come replay. Purtroppo non ho validi replay, ce ne avevo diversi per vedere la strategia comunque ragazzi è quella di trovare delle trivelle, più alto il livello della trivella meglio è, perché le trivelle a livello 1 potete rubare fino al 70% in tutte le trivelle, però a livello 1 il 70% se la trivella è piena è uguale a 120 di elisir, a livello 2 240 e così via raddoppiando, quindi più alto il livello della trivella meglio è.
Come vedete, se una trivella è piena, ha un piccolo accumulatore di elisir nero in cima. Se quello è pieno, che è fatto come questo deposito di elisir nero, solo che è minuscolo, e vedete, dovete vedere la capienza di quello. Poi vi ricordate anche col deposito: se il deposito è così, significa che è mezzo vuoto e starà quasi tutto sulle trivelle se c'è abbastanza elisir. Comunque, per chi non lo sapesse, basta vedere quel piccolo contenitore lì. E imparatevi a distinguere una trivella a livello 1, 2, 3, perché quella poi determina anche la convenienza dell'attacco o meno. E niente, ecco, là da un pezzo di muro. E questo volevo dirvi, ragazzi. Insomma, strategia per fare nero velocemente. Full archi e via a cercare villaggi con cose accessibili ai lati, miniere, depositi o trivelle. Ogni volta che incontrate un villaggio con un cibo fuori, fate i trofei perché ne perderete tanto. La lega che vi consiglio è Oro 3. Oro 3 per forza, perché già così soffro tanto. Argento 1 conviene Oro 3. Ci sono parecchi villaggi abbandonati anche che stanno magari pieni di elisir nero, quindi conviene. E vediamo intanto che hanno risposto. Ciao, ciao YouTube, Diego, bella. Ale mezze non vuole. Ciao, abbiamo stravinto. Me lo sento, ah, qui ecco ragazzi, qui stiamo, la guerra in corso, ecco cosa volevo farvi vedere. Mezze non vuole, vabbè, qui non si sa perché non vuole, non sto facendo spam comunque. Stiamo vincendo nettamente anche se gli attacchi sono più del doppio, quindi che i punti siano il doppio è molto relativo. Comunque ho fatto due... Non mi hanno ancora attaccato, ho fatto 200%, ragazzi, è andata abbastanza bene questa guerra e volevo far vedere almeno uno degli attacchi. Ho fatto contro il 39, 38 adesso sì, e poi contro il 34. Vi volevo far vedere il replay per farvi vedere un attacco tipo in guerra, perché comunque molti, questo aveva il clan da questa parte, come vedete facilmente. Comunque ricordate sempre che prima mettete un'esca, tirate fuori le truppe, le mandate ai lati con magari una struttura che sta a un lato, le attaccate, le attirate e le distruggete, poi attaccate, perché altrimenti l'attacco non andrà a buon fine. Poi qui vedete, ho stanato la bombona con la bomba, perché è ovvio che se attacchi laterale prima ti accerti che non ci sia una trappola e poi schieri i giganti, se no rischi di fare un flop mai visto dietro a cazzo gli spaccamuro che servono a indebolire le mura. E poi guaritori, qui era facile, distruggo contraerea, vai con i guaritori, chi si è visto perché maghi alle spalle, a quel punto è già vinta ragazzi, perché c'è poco, veramente poco da fare quando stanno i guaritori. Qui poi c'avevo pure un drago in forzo, quindi è andata veramente liscia come l'olio. E gli ho fatto un bel 100% all'ultimo secondo. Entrambi i 100% sono stati gli ultimi secondi, quindi una guerra anche abbastanza, due attacchi anche abbastanza fortunati. Soprattutto il primo, perché mi era rimasto un guaritore solo con pochissima vita, la torretta poi non l'ha potuto più berserare perché si è spostato e mi ha permesso di concludere bene l'attacco. Come vedete qui l'ho devastato poi e gli ho fatto un bel 100% ragazzi. Ho rischiato perché le solite casette ai lati messe per evitare 100% non hanno funzionato, e sono soddisfatto di questo perché lo dico sempre, si possono in qualche modo pregiudicare, ma generalmente poi ci se la fa sempre. Detto questo, niente, aspettiamo insomma che la guerra penso si vincerà, però non è assolutamente detto perché comunque gli attacchi degli avversari sono molto pochi. Quindi niente ragazzi, adesso andiamo a fare un attacco, cerchiamo, vorrei fare un attacco a scopo di elisir nero, quindi cercherò una partita, leviamo assolutamente lo scudo, come al solito ci rinuncio ragazzi, non sarà facile in questa lega trovare qualcosa di elisir nero, probabilmente se ci metteremo troppo taglierò queste parti, a meno che non ne trovo subito uno a culo buono. Vedete, skippo anche quelli con abbastanza risorse perché comunque sia mi interessa il nero e quando vado a nero vado a nero. Vogliamo il negro, vogliamo il negro, vogliamo tante gocce negre ragazzi. E niente, non è aria oggi, eh.
Comunque ci vuole tempo, ragazzi, ci vuole pazienza, anche quando vai a fare risorse, capace che per trovare quello buono devi anche fare 60 click, 70 click, voi direte vabbè ma spendo un sacco d'oro, no, 380 li spendo io, ogni 100 sono 38.000, se trovate quello da 200.000 vi rifate ampiamente, anche perché voi dovete considerare che state investendo un 30.000 dell'ISIR. Quindi anche investire un 30.000 d'oro è giusto, quindi fino a un centinaio di click, così è la cosa, nel senso, tanto comunque ci mettete 5-10 minuti, però fate un attacco da 400-500k, invece che metterci 2 minuti e fa un attacco da 100k-120k, non, cioè, dovete comunque regolare, quando si gioca a sto gioco bisogna avere pazienza, spendere il denaro adeguato per quello che volete ottenere. Questo già potremmo prendere i trofei, però vabbè, skip. C'ha pure la bombarda, però vabbè, non era un grosso problema. Si potevano prendere trofei facili, ma non me va. Voglio il cazzo de nero. Qua non si trova, ragazzi, non si trova, mannaggia la miseria. Oh my godness, what the fuck? 800k di roba, ragazzi, mamma mia. Tentazione è grande. Ragazzi, sto per skippare. Oh mio Dio, ho skippato 700k di miniere. Mamma, che pazzo! Che pazzo! Così a sfregio. 700k, ragazzi, per voi, per l'ISIR nero. Sì, andiamo, cazzo. Oh, 160 dell'ISIR, ragazzi. Questo è un classico esempio di abbordabile. Pure parecchio. Adesso la quantità è relativa. Però, innanzitutto, voglio farvi vedere il contenitore che vi dicevo poc'anzi, è questo qui, come vedete è vuoto, che vuol dire che i 161 sono quasi tutti dentro al depositino. Comunque, detto questo, andiamo a prendersi i 161, tanto per farvi vedere attacco tipo, ragazzi. Scriviamo le truppette qui. Qui addirittura estremamente facile, ragazzi. Andiamo pure a prendere anche tutto l'oro, perché e a sto punto gli andiamo a fare anche i trofei, perché no, prendi 6 casette e caserme qua. Forza su. Come vedete avete un buon margine con gli arcieri. Poi qui, vabbè. Sarà pieno qui e facciamo male, vero? Schiamo un altro po' di arcieri qui. Dai, su, quanto ci mettete? Su. Ecco, come vedete la trivella non c'è quasi niente praticamente. Se non niente, addirittura 9 c'è. Ma noi vogliamo anche quel 9. Non dovremmo manco usare tutti gli arcieri qui, non c'è assolutamente bisogno. Però a sto punto gli andiamo a fa male vero. Andiamo a prendere anche l'oro nei depositi, perché andate per fuori a prendere quel 9 di oro nero, brutti schiavi di merda. Ancora due? Non va bene, ragazzi, dovete andare a prenderlo quel cazzo di oro nero. Non gli lascerò nulla a questo figlio della merda. Torretta Overpower 2 che devasta tutto. E bah, che dire. Si potrebbero a ma c'è qua la bombarda che ci massacra. Una figlia di puttana qua la bombarda. Non me vanno sul deposito d'oro. Niente, non ci sono riuscito a rubargli l'oro. Vabbè. Ho sfruttato la torretta, ecco, mo ci vorrebbero un altro po' d'arcieri, vabbè. Comunque ragazzi, il succo è questo, trovate abbordabili, trivelle, depositi laterali e poi vabbè, fategli pure le coppe se ci si riesce. E in questo caso ho preso pure 38.000 d'oro e mi sono rifatto dei 100 click che ho fatto per trovare sta partita. Per resto niente ragazzi, per oggi l'episodio finisce qui, diciamo è stato un episodio dove
abbiamo parlato dell'Esir Nero, Full Archi, ha fatto vedere qualche attacco in guerra, un po' di consigli, un episodio abbastanza breve ragazzi. Comunque da penso giovedì inizierà la serie su Minecraft, non perdetela, qui su Clash of Clans ovviamente continueremo il let's play, continueremo ad andare a caccia di Nero, farò partire il Rotu Re Barbaro, devo raggiungere 10.000 per fare Barbaro, cercherò di scalare le posizioni, ma purtroppo questo periodo sto studiando parecchio, ma domani ho l'esame, lo finisco e quindi mi attiverò da giovedì, cercherò insomma di portare video di maggiori qualità e per il resto niente ragazzi, mettete un mi piace, commentate che fa sempre piacere, iscrivetevi al canale se non vi siete già iscritti e spammate dove volete il video. Da Alec e tutti ragazzi, bella.